Da quel maledetto 29 giugno, quella di oggi è stata, per i familiari delle vittime della strage ferroviaria di Viareggio, la giornata più lunga e dall'epilogo più doloroso. Divisi tra la sala della Croce Verde di Viareggio e Roma, di fronte al Palazzo della Corte di Cassazione, familiari e membri dell'associazione Il Mondo Che Vorrei hanno atteso che i giudici leggessero la sentenza definitiva per quanto riguarda il processo sulla strage della stazione ferroviaria. Alle 13 gli avvocati sono stati fatti entrare nell'aula per la lettura del dispositivo, ma solo intorno alle 15 si è saputa la decisione della Corte. Con la prescrizione dell'omicidio colposo, dato che i giudici hanno ritenuto di non riconoscere l'aggravante dell'infortunio sul lavoro. Per gli imputati Moretti ed Elia, l'annullamento con rinvio per il reato di disastro ferroviario per rideterminare gli elementi della colpa. Una vera e propria doccia fredda, una decisione che, come ha commentato nell'immediato Marco Piacentini, ha riaperto il dolore di 11 anni fa. Ecco, oggi si scrive una pagina triste perché nuovamente la parola prescrizione torna su un processo così importante per il paese, perché per noi i nostri figli non ce li ridà più nessuno. E quindi per questo paese che si vuole erigere a democrazia importante, mi sembra di essere tornati ai tempi del Medioevo, dove i signori impongono le proprie leggi. Ecco, questo è quello che possiamo dire per quello che è. Noi la nostra battaglia la continuiamo ugualmente, perché è una battaglia di civiltà. È una battaglia di giustizia, quella vera, quella fatta dalle persone. E noi da utenti della giustizia, purtroppo ci siamo trovati ad essere utenti della giustizia, oggi abbiamo subito un colpo gravissimo dalla giustizia in cui credevamo e speravamo. Ma non perché speravamo tanto per credere, ma veramente cercavamo un'altra volta di trovarsi, ecco, veramente a fare un passaggio importante per questo paese.